In questa edizione di Global Games abbiamo aggiunto le prove in barca che sono, diciamo, promozionali. La novità è anche usare la barca da coastal rowing trasformata di punta, che è veramente una novità anche a livello internazionale. I ragazzi hanno provato ieri le barche, si trovano bene, e quindi questa è la prima edizione, vedremo i risultati del mercoledì. Il mondiale invece, l'indoor, è stato riconosciuto anche come mondiale in asfide indoor, e quindi vedremo i nuovi campioni del mondo sia individuali che a staffetta. È una bella edizione, le squadre sono forti, abbiamo il Sudafrica campione, recenti campioni del mondo e un campione mondo uscente che hanno anche fatto il record del mondo, vedremo, sarà sicuramente qualcosa di bello da vedere. La squadra nazionale è ampia quest'anno perché abbiamo inserito nuovi elementi che secondo me sono veramente validi. Quest'anno finalmente abbiamo 4 donne e 6 uomini. Tra le 4 donne ci sono le 2 ragazze che hanno preso medaglia mondiale a Bled e ci sono 2 ragazze nuove, una ragazza di Sabaudia e un'altra ragazza che era riserva per i mondiali quest'anno a Bled. Nei maschi abbiamo un nuovo ragazzo che viene da Napoli e un nuovo ragazzo che viene da Sabaudia, e quindi qualcosa di buono ci può essere, i valori non sono male. Devo dire che per me sta andando tutto bene. Io sono stata coinvolta anche dal presidente della GATTA per dare una mano per il rowing, perché loro non avevano granché conoscenza, e diciamo che la stiamo gestendo molto bene. Noi siamo tutti a Riviera, all'Hotel Riviera a Varazze, siamo tutti insieme e quindi ci stiamo gestendo noi, che è molto bello. Col comitato organizzatore c'è un'unione favolosa e spero che vada tutto per il meglio.